I lavori si erano resi necessari a causa dei continui allagamenti a cui sono stati esposti i quartieri collinari del Rione Alto e dei Colli Aminei e che prevedono un restyling delle condotte fognarie, ma il cantiere, situato a Largo Cangiani tra via Iannelli e via Leonardo Bianchi, sta destando non poche critiche da parte della cittadinanza. Tutti d'accordo sull'assoluta necessità, un po' meno sulle tempistiche, dato il principio all'inizio di questa settimana, a pochissimi giorni dal via del nuovo anno scolastico. La viabilità di zona, che copre la quasi totalità dei maggiori centri ospedalieri del Mezzogiorno, è stata sottoposta a cambiamenti, con via Iannelli e via Leonardo Bianchi percorribili in un solo senso di marcia, con disagi per pazienti e lavoratori dei nosocomi, attenuati dalla costante presenza in ogni zona sottoposta a cambiamenti della Polizia Municipale. Critiche anche per la chiusura, alla quale non ha corrisposto ancora l'inizio vero e proprio dei lavori, e per le problematiche in cui si sono venuti a trovare i commercianti. I danni sono tanti economici che stiamo avendo. Poi i cantieri sono iniziati martedì, siamo a giovedì e comunque non si vede ancora l'inizio di questi lavori. Cioè, voglio dire, che facciamo? Il discorso è questo, che al di là diciamo, degli interessi soggettivi, quali quelli commerciali, perché io ho un negozio qua in piazza, al di là dei disagi che comporta questo, è che essendo una zona ospedaliera dovrebbe essere probabilmente una di quelle zone che più delle altre dovrebbero avere una certa viabilità. Invece con questo cantiere praticamente, come poi hanno predisposto un attimino i sensi di marcia, al momento tutto praticamente va a intasare, particolarmente nella zona del Cardarelli. Circolazione delle macchine, c'è traffico, poi quando piove si allaga tutto e questi sono problemi. Speriamo che facendo questi lavori si risolve tutto. Lunedì non andava bene, ma adesso guarda, vedi, siamo le persone che si abitano qua. Siano convinti che prima non erano d'accordo. Ciao. È una vergogna, dico io. Hanno chiuso una strada che è tanto importante, per Pomonalde, per Cardarelli, per Cotugna. Il traffico scorre meglio rispetto a prima, tanto che ci hanno poi bloccato come attività commerciali. Quindi speriamo solo che facciano presto e che non ci sia un altro intasamento d'acqua come sempre.